Bene, allora ho comprato una nuova copia di GTA 5 per PC perché mi serviva, oltre a quello. E inoltre con anche la Megalodon Shark Card per fare il test. Questo codice attiva e 8 milioni di dollari per GTA Online. Se continui il tuo account riceverà accesso a Grand Theft Auto 5 per PC e 8 milioni di dollari. Attiva immediatamente. In questa città il denaro detta legge, come dice la descrizione delle Shark Cards, e su questo non c'è alcun dubbio, ma vogliamo dirlo in che modo? Per quei pochi di voi che fino ad ora hanno vissuto in una scatola di piombo, le Shark Cards sono essenzialmente dei codici da riscattare, che permettono di ricevere una certa somma di denaro di gioco su GTA Online. Esistono in 6 tagli, si parte da 100.000 dollari e si arriva a ben 8 milioni di dollari. Sì, ok, il ben prima di 8 milioni è forzato, perché questi soldi in realtà sono ben pochi. Ok, premetto che io non ho nulla in contrario alle microtransazioni nei giochi. Convertire denaro reale in denaro di gioco pagando un'ingente somma? Vabbè, va bene. Convertire denaro reale in denaro di gioco pagando più del gioco stesso? Beh, dai, ci può stare. Convertire denaro reale in denaro di gioco pagando più del gioco stesso e avendo una cifra che se vuoi spenderla bene ti dura sino a un'oretta e probabilmente meno? Ok, io capisco che GTA Online in quanto gioco sia fatto per essere giocato e i soldi vanno guadagnati, ma vogliamo parlare degli account moddati e del fatto che Rockstar non ha quasi mai fatto nulla per impedirne la circolazione? Tipo che per un account moddato paghi 10 euro e 10, 100, 1000 volte quello che pagheresti in Shark Cards. E per fortuna, e lo dico nel mio totale disinteresse, Rockstar ha deciso di procedere severamente contro il modding, finalmente, almeno su PS4, One e PC. Come probabilmente saprete, infatti, il 6 marzo verranno disattivati completamente i trasferimenti dei personaggi da vecchie piattaforme. Ma non era forse più semplice pensarci all'inizio, impedire la cosa all'origine, invece che occuparsene ben dopo 3 anni l'uscita del gioco? Cioè, ok, capisco che abbiano molto da fare, non lo metto in dubbio, ma chissà quante vendite di Shark Cards hanno perso in questo modo. Ed eccoci qua. Se premi il touchpad spara, che non ho mai capito il perché, ma non importa. Allora, per cominciare andiamo al negozio di vestiti e facciamo il mio completo. Iniziamo subito. Ecco. Completi salvati. Fanapton. E sinceramente ancora adesso non capisco se abbiano fatto circolare il modding di proposito perché gli conveniva o boh. Cioè, a questo punto non so cosa pensare. Come già dissi in un video un po' di tempo fa, l'ex presidente di Rockstar North, società sviluppatrice di GTA, è stato allontanato forzatamente dall'azienda stessa, utilizzando una tecnica abbastanza meschina. In pratica gli venne consigliato di prendersi un congedo sabbatico. Al suo ritorno, però, Benzies ha potuto constatare che quel periodo era semplicemente servito all'azienda per allontanarlo definitivamente poi in futuro. In caso voleste approfondire la storia, vi lascio in descrizione il video che feci al riguardo. In ogni caso, dall'abbandono di Leslie Benzies sembrano essere cambiate molte cose all'interno di Rockstar. Casualmente, le manovre di anti-cheating più importanti sono iniziate proprio dopo l'abbandono di Leslie, il che credo sia più che un caso. Quindi, viene da chiedersi. E se fosse stato Leslie stesso a bloccare le manovre anti-cheating all'interno di Rockstar? Adesso, ovviamente, come minimo, bisogna andare a fare, cioè a comprare un ufficio, però direi di non comprarne uno troppo costoso. Compriamo questo, ecco, questo qui, ovviamente, non mi serve niente personale, non mi serve. Ah, sì, cioè, vabbè, sì. Poi andiamo avanti, questo, ovviamente, armadietto armi, cassaforte, non mi serve un alloggio nemmeno. Acquista. E partiamo, e già 1 milione se n'è andato. È giusto così perché alla fine deve decidere la casa produttrice del gioco come elargire il denaro. Però giustizia e moralità sono due cose ben diverse. Ora, partiamo dalle Shark Cards più piccole, ossia quelle da 100.000 e 200.000 dollari. L'unico motivo che potrebbe spingere una persona normale ad acquistarle è appena iniziato GTA Online, se ti vuoi mettere un attimo a posto con le armi e con le munizioni, in modo da non essere un completo poveraccio. C'è da dire, però, che ora come ora, sono quasi sempre attivi dei bonus in differenti attività, di periodo in periodo. Ricordo poco tempo fa che in un episodio della mia serie Vita da Poveri riuscii a guadagnare ben quasi 150.000 dollari con un'unica partita di vendetta su ruote, che in quel periodo dava soldi RP doppi. E tutto questo in praticamente mezz'ora di gioco. Quindi, a meno che uno non sia proprio all'inizio, le Shark Cards da tagli più piccoli sono praticamente inutili, o comunque hanno un'utilità parecchio limitata. Perfetto, poi acquistiamo il garage, ovviamente. Mi basta solo questo, ma l'officina quanto costa?
Costa 900, non mi serve più di tanto l'officina, basta che vado allo Santos Customs e faccio prima. Illuminazione, insegna, niente, perché lo voglio così. Vabbè, vediamo quanto costa l'insegna. 130.000 dollari solo per cambiare un'insegna? Seriamente? Proseguiamo quindi con quella da 1.250.000 dollari, che tra l'altro, secondo quanto dice lo store, risulta essere la più acquistata. E non ho alcun problema a crederci, perché sinceramente credo sia la migliore, perché costa solo 15 euro. E sì, dico solo perché alla fine, che lo vogliamo ammettere o meno, 15 euro non sono niente. E voglio ricordare che GTA 5 sarebbe un gioco consigliato solo per i maggiori di 18 anni. E per una persona che abbia più di 18 anni, 15 euro non sono poi così tanti. Diciamo però alla fine che con poco più di 1 milione di dollari non ci fai così tanto, eh. Ma alla fine 15 euro spesi ogni tanto per comprarti qualcosa in un gioco che ti diverte e a cui giochi sempre, non sono male. Per quanto riguarda quella da 3 milioni e mezzo, invece, sinceramente credo sia la più ignorata. Magari mi sbaglio, non lo so. Ma non credo che l'acquistino in molti, perché alla fine se uno vuole spendere 38 euro, scusate, 37,99 euro, allora tanto vale che acquisti la Megalodon Shark Card, che dà 8 milioni a 75 euro. Che poi vogliamo dirlo, ormai chi è che acquista più dallo store ufficiale? Dai, su, la Megalodon Shark Card si può trovare su siti come Kinguin al prezzo di quella da 3 milioni e mezzo o giù di lì alla fine. Ma alla fine il giocatore medio si chiede, che ci faccio con solo 8 milioni di dollari? Ok, è vero che non sono pochi, ma sicuramente per quel prezzo non sono poi tantissimi. Voglio comprarmi, vabbè, mi devo comprare un'auto, no, sono appena arrivato, mi devo comprare un'auto, magari non da... questa è in saldo, però vabbè, no, compriamone una da Benny. Ecco, questa è buona, 600.000 dollari ed è da Benny, quindi buona, sì, molto bella, anche a me piace personalmente. Non mi compro la Progeny Italy e robe così, la Truffade Niro, perché madonna. Che poi vogliamo parlare anche del fatto dei prezzi. Tutti dicono, ma vedi che con 80 euro mi ci compro 27.451 altri giochi diversi, invece che comprarmi soldi virtuali per un giochetto del cazzo. Ma allora le Shark Cards non fanno per te. Cioè, le Shark Cards servono per chi gioca molto su GTA Online. Per chi non l'ha abbandonato dopo anni perché ancora lo diverte. Non per chi ci gioca 2 giorni e poi lo lascia stare. E secondo me alla fine, se una cosa ti fa divertire per mesi o addirittura anni, il prezzo non è un problema. Mettiamo in chiaro una cosa. Per me 80 euro non sono tanti. Ah, e ora arriveranno quelli, perché lo so, ma tu sei un mantenuto figlio di papà, non sai il valore del denaro, bla bla bla. A parte che sono fatti miei, prima cosa, e seconda cosa non chiedo un soldo ai miei genitori da anni perché credo di essere abbastanza grande ormai, quindi evitate, grazie. Poi magari quelli che si lamentano dei prezzi alti delle Shark Cards sono gli stessi che fumano come una ciminiera e spendono minimo 5-10 euro al giorno in sigarette. Ok, fatti vostri, ma almeno non venitemi a dire che 80 euro per un gioco sono tanti, perché 80 euro per rovinarvi la salute alla fine non sono niente, vero? Un veicolo blindato piuttosto che la moto. Ecco, questo qui blindata. Ottimo. Ok, ordina. Ok, vabbè, 370.000 dollari non sono tanti. E già 3 milioni sono andati. Ok, poi una moto, vediamo quanto costerebbe una moto. Vediamo. Ecco, la Carbon RS non costa niente, me la ordino, costa 40.000. Come io ho sempre pensato, il costo è relativo. Se a me una cosa diverte per anni, credo che nemmeno abbia un prezzo quantificabile. Dipende solo da quanto io sono disposto a spendere. La cosa criticabile non è il prezzo, ma ciò che ti dà la Shark Card in sé. Perché ok, pochi spiccioli per 100, 200 o 500 mila dollari vanno bene. Però se spendo 80 euro vorrei qualcosa di più del valore di uno yacht su GTA Online. Perché vogliamo ricordarlo? Lo yacht più costoso su GTA Online costa ben 8 milioni di dollari. Forse però non bisogna neanche soffermarci tanto sulle Shark Cards. Perché alla fine 8 milioni di dollari, se uno ci pensa, non sono pochi. Ciò su cui bisogna soffermarsi, forse, sono i prezzi altissimi che ci sono su GTA Online. Vogliamo ricordare che Luxor Dorato costa 10 milioni di dollari. 10 milioni di dollari! Ok, so che è una trollata e praticamente nessuno che abbia un briciolo di cervello spenderebbe 10 milioni di dollari acquistati in Shark Cards o comunque guadagnati su GTA Online facendo attività su un aereo dorato. Però dai! Comunque, per quelli di voi che stessero ancora cercando un metodo veloce per fare soldi su GTA Online, fatevi la Criminal Mastermind Challenge. Sostanzialmente si tratta di completare tutti i colpi di fila con lo stesso team senza morire. Il premio finale è di ben 10 milioni di dollari, lo stesso prezzo del Luxor Dorato, che vi faranno risparmiare praticamente 100 euro in Shark Cards. Perché
per poche ore di gioco se giocate bene. Molti infatti si sono sempre dimenticati di questa possibilità e sinceramente mi sembra molto strano che Rockstar regali 10 milioni di dollari per una sfida relativamente abbastanza semplice. Però vabbè, scelta loro, l'hanno fatto loro, io non ho niente da dire. Allora, andiamo... bisogna andare da Benny, giustamente. Ah, forse devo fare qualcos'altro. Vabbè, allora mi compro l'officina, dai. Se uno vuole permettersi qualcosina in più di solo il minimo indispensabile, diciamo si compra anche l'officina, dai. Ok, allora, modifica... Oh, non costa neanche tanto. Perfetto. Dai. Ottimo. Freni... No, no. Non ce ne sono. Non c'è nulla. Ah, giustamente non ho sbloccato nulla. Cioè, la livrea costava 28.000 dollari. 28.000 dollari per una linea. Vabbè. Ah, il bello è che spendi ogni volta che la cambi. È vero, che stupido. Vabbè. Ma alla fine GTA V è un gioco uscito anni fa. Quindi la maggior parte del denaro ora probabilmente arriva dalle Shark Cards. Quello che mi chiedo, però, in relazione al modding è... Non era tanto più semplice pensarci prima, invece di bloccare poi i trasferimenti? Perché come ho sempre detto, quando c'è un problema da risolvere, e Rockstar non riesce a risolverlo, elimina direttamente la funzione che causa il problema. Ma tanto prima o poi arriveranno i mod menu, anche su PS4 e One. E allora chissà, magari si decideranno ad implementare un sistema anti-cheat decente. 50.000 dollari, va bene, dai. Colore cerchioni nero, ovviamente. Pneumatici, modifiche antiproiettili non le ho. Queste linee bianche, che belle così. Ok, esci dal piano terra. Ok, beh, alla fine, vedi, non è che ho speso tantissimo in realtà. Se vuoi mettere, perché queste cose non sono in realtà studiate per farti, poi non farti più giocare alle attività. In realtà queste cose sono fatte per metterti a posto e poi devi comunque andare a fare attività. Quindi diciamo che con 4 milioni e mezzo di dollari mi sono messo abbastanza a posto. E me ne rimangono ancora 3 milioni e mezzo per fare alcune cose. Poi diciamo che ho comprato l'officina che non mi serviva. Quelle cose lì, quindi alla fine diciamo che può andare, però sono pochi soldi. Bene ragazzi, per questo video direi che è tutto. Vi ringrazio per avermi seguito e vi invito a scrivere la vostra opinione nei commenti, perché anche se non rispondo, molti pensano che io non leggo i commenti. Invece io leggo tutti o quasi tutti i commenti. Quindi se volete scrivere la vostra opinione sotto è sempre gradita. Per questo video direi che è tutto e noi ci rivediamo alla prossima.